E dopo aver vinto per ben due volte il pallone d'oro di YouTube Italia, ho deciso finalmente di andare a creare un'unica competizione unica, il pallone d'oro degli scassoni. Fino a qui abbiamo potuto vedere le semifinali, dove abbiamo visto andare in finale Leo Bonni contro Tatino e Zerbian contro Rubino. Chi sarà di questi due il più scarso degli scarsoni? Beh, andiamo a scoprire. È giunto il momento. Quel momento lì, Bea. Quello che stavamo aspettando tutti. Dall'inizio. Della finale del pallone d'oro degli scarsoni. Bonni nazionale contro Zerbian, signore e signori. Andiamo a chiedere alle persone del pubblico, secondo loro, chi vincerà il pallone d'oro degli scarsoni. Secondo te, chi vincerà questo pallone d'oro degli scarsoni? Bonni. Secondo te? Bonni. Bonni, due Bonni. Secondo voi? Bonni. Bonni. Chi vincerà il pallone d'oro degli scarsoni? Bonni. 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 Io cambio Zerbian. Vabbè, uno Zerbian e X, un numero X per Bonni. Bonni, che domande sono? Bonni, Bonni, dai, ti stanno dando come vincitore. Allora, non so se prenderlo come un complimento, come un insulto, nel senso che faccio cagare. Però, in qualsiasi caso, grazie che fate per me. In qualsiasi caso, nel bene o nel male. Bonni o Zerbian? Io punto su Leo. Ragazzuoli, prima di procedere con la finalissima di questo torneo, ovvero del pallone d'oro di scarsoni, volevo ufficialmente ringraziare la mia grandissima agenzia Hunch Media. Signori, rappresentato da Davide, un collaboratore stretto di Hunch, e volevamo appunto approfittarne per presentare un progetto tutto nuovo che domani, che sarà il giorno di presentazione di questo progetto, che si chiama Heroes League, sicuramente sarà già uscito, quindi avrete già visto qualcosina, ma vi volevamo appunto parlare nel dettaglio di che cos'è questo progetto. Quindi chi se non Davide per spiegarvi due minuti su questo progetto grandissimo di cui presto potrete essere partecipi. Grazie Sam, per noi è un onore poter presentare questo progetto, del quale sicuramente nelle prossime settimane saprete molto di più. È un progetto che speriamo possa rivoluzionare il mondo del calcio sui social, e non vediamo l'ora di poter condividere tutti i dettagli con voi. Un po' per volta scoprirete tutti quelli che sono i personaggi, i protagonisti e anche il format, che sarà molto particolare e sarà veramente innovativo e permetterà anche a voi di partecipare a tutto quello che sarà questa nuova realtà. Quindi grazie a tutti, grazie Sam e a presto. Grazie a te Davide, e direi che possiamo proseguire con la finale. Let's go! Signori, siamo giunti al momento tanto atteso, Bea. Sì, direi anche imprevedibile. Cioè, allora, con te un pochino si poteva prevedere. Allora, era molto prevedibile, però almeno posso dire di poter vincere qualcosa. Ma i coach cosa dicono invece? Noi non sappiamo più che cosa fare. Ogni consiglio che gli diamo lui fa l'opposto. Fai una roba, non giocare, vai fuori. Ti bene dissipavo. Signori, direi che possiamo andare all'altra parte. Allora, Bonni, abbiamo fatto un po' schifo nelle scorse partite. Con amore però. Tu, in realtà è tutta una tattica, l'ho detto che è tutta una tattica. È secondo il nostro schema. È tutto calcolato quindi? Certo, tutto calcolato nei minimi dettagli. L'obiettivo per questa finale? Allora, sinceramente penso di vincere il pallone, che ok, vorrebbe dire aver perso, ma penso che mi rappresenterebbe di più. Che succede? Che succede? Cosa sta succedendo? Attenzione, calcio scommesse. Posso dare dei lei rumeni? Direi che è ora di cominciare, beh. Sì, perché abbiamo veramente rasentato il ridicolo. Signori, che questa finale abbia inizio al mio 3, 2, 1, let's go! E allora, signori, inizia ufficialmente la finale del pallone d'oro degli scarsoni. A grande sorpresa oppure no, Leo Bonni contro Zerbian. Vai, Zer. Mamma mia, attenzione Zerbian! No, bello! Si dimostra più forte, parte subito in vantaggio 1-0 per Zerbian, ragazzi. Mi sa che la sconfitta con Rubino gli è pesato un po' tanto, e lo sta dimostrando e lo vuole dimostrare soprattutto. Leo Bonni potrebbe diventare il più scarso degli scarsi. In regia è arrivato Ragnar. Ti affido a te la telecronaca assieme a Pierino di questa finale. Let's go. E signori, subito il pareggio dell'1-1. E attenzione, se accende la rista andiamo in diretta. No, è tutto regolare. Ah, 2-0, allunga. Attenzione direttore, fischia il cartellino, no. Attenzione, e c'è la munizione pure per proteste. Incredibile. Parte anche un applauso dal quinto uomo. Devi tirare il rigore. Attenzione, Bonni alla battuta. Rigore diretto. Dai, Bonni sbaglia. Bonni guarda la porta, sorride.
Bonny ha capito il gioco. Attenzione adesso, Zerbian prova anche a fraseggiare. Signori, questo è un momento storico, il peggiore su YouTube Italia. Sarà preso per il culo. Non si è mai visto una cosa del genere. Naturalmente dalla mente acuta di Off Samuel. Vomitata in faccia. Ragazzi, qua si rischia una perculata per tutto l'anno, Vi conviene vincere. C'è potenza fisica. Zerbian, attenzione Bonny, contropiede. Wow, vicinissimo al gol. Col mancino. E attenzione ancora. Bonny che prende la parola. Zerbian però, di forza, col coraggio. E niente, si spazza ancora. Arriva. Attenzione Zerbian, controlla con destra e sinistra addirittura. Attenzione Zerbian, col suo passo, 48 di piede. Zerbian, sono qua. Zerbian, pallonetto. Non ci credo. L'ho visto tu... fare soltanto a lui e a Gnabry. Quando arrivi tu, traversa, palo, di tutto quando arrivi tu. È shock! E lo guarda quello di prima! Attenzione Zerbian ancora, che frate la parte che... Attenzione, con l'aggressività, Bonny protegge il pallone, sfugge, devi correre Bonny, e c'è il gol 3-0! Il 3-0! Col 2-0 dicono, con un abbraccio abbastanza ridicolo. Bonny! 2-0! Con un, abbassa quella mano, con un gesto abbastanza di stizza. Attenzione, Bonny, che si sistema gli occhiali stile Potter. Bonny! Figa, cartonata. Attenzione ancora, Zerbian che recupera la palla, verso il 3-0. Zerbian che si gira. Bonny che fa due passi indietro. Pallonetto ancora! Non ce la fai! Topa. Fallo. Bonny, per il contropiede. Vedete Bonny, palo! Incredibile! Poi Zerbian! 3-0! E qua calano le tenebre perché c'è Bonny che guarda in giro. No, non c'è nessuno dalla sua parte. C'è solo lui che rischia il naufragio. E allora terzo gol vuol dire fine primo tempo. Sentiamo i coach cosa hanno da dire. Super spot. Tutto truccato. Attenzione, si accende la rissa, andiamo in diretta. Attenzione. Comunque, finalmente la partita sta continuando e direi che non è una partita morta come prima. Andiamo però a vedere che cosa ne pensano i coach di Leo Bonny. Allora, abbiamo sentito dire dal coach di Bonny che sta dando il peggio di sé. Lo stiamo vedendo tutti, quindi stai rispettando la tattica prestabilita. Ha detto che sto dando il peggio di me, ma questa cosa va bene. Ma guardi qua! Bisogna vedere il lato positivo. L'obiettivo qual è? Portarsi il trofeo a casa. Sei carico quindi? Vuoi vincere? Sì che voglio vincere, damn! Yeah! Fatti dire due cose da uno che ha vinto due palloni d'oro, ok? Non mi mollare. Io ho recuperato 3 gol di svantaggio. So che puoi farcela. Bonny, ce la puoi fare. Dai. È il momento. Puoi nazionale da una parte. Captain Zerbian dall'altra. Chi sarà lo scarso più scarso di tutta YouTube Italia? Tra poco lo scoprirete, tra poco lo scopriremo. Scrivete nei commenti già mentre guardate questa finalissima. Possiamo cominciare al mio 3, 2, let's go! Si riparte, signori, si riparte da 3-0 per Zerbian. Vediamo se dopo il mio discorso e dopo il discorso del coach di Bonny sarà cambiato qualcosa. Parte più forte, ma rischia ancora di più, attenzione. Dai Bonny! Almeno 2 gol. Ma cosa lo sta facendo? Palla. Attenzione Zerbian! Da casa sua rischia di fare il 4-0. Allora, il vincitore, ovvero il perdente, riceverà delle lezioni di calcio da parte mia. Quindi non vince solo il trofeo, ma vince anche la possibilità di essere andato da me. Signori, non è successo niente. Non è gol. Tiger ha messo la mano. Nel mentre stavo appunto dicendo che il perdente verrà allenato da me, Leo Bonny ha subito il quarto gol. Secondo me abbiamo già capito l'epilogo. 4-0 per Zerbian. Vediamo se sarà un 5-0 o se ci sarà una reazione d'orgoglio. Fanne almeno uno! Attenzione, Fana Skill. Attenzione! E si chiude qua per un 5-0. Finisce il pallone d'oro ufficiale degli scarsoni. Il più scarsone di tutti è Leo Bonny, signori. Lascio la linea ai miei collaboratori e ci vediamo direttamente per la consegna del trofeo. Quindi è stato decretato il vincitore della prima edizione del pallone d'oro degli scarsoni. Complimenti a Bonny nazionale, signori. Risultato prevedibile?
pochino sì, lo avevano detto quelli del pubblico, però non è un problema. Andiamo da loro, andiamo da loro, dai finalisti, andiamo, andiamo, andiamo. Signori, eccoci qua, Capitan Serbian, venga qui con noi. Venite qui, venite qui. Sono dei beef che sono mia, man. Avete dei fazzoletti? Fazzoletti devi portare te, e devi tenere te, perché tu tornerai a casa con le tasche vuote. Ok, no! Con le tasche vuote. Io invece avrò due bei chili, cosa? Di trofeo d'oro, No! È andata male, però mi sono divertito. È andata bene, è andata bene. Hai vinto, è andata bene, dai. Un applauso a Bonnie. Allora, Bonnie, è arrivato il momento più atteso, momento della cerimonia, il momento in cui ti andremo a consegnare il primissimo trofeo, il premio che tu hai vinto come il primo degli ultimi. Ma prima ti devo dire una cosa: quando io ho pensato a te e ti ho chiamato per questo evento, non avrei mai pensato che tu potessi veramente risultare il più scarso, perché no, perché veramente pensavo che ci fossero tanti più scarsi di Bonnie. Cazzo, fratello, sei scarsissimo. Però, però posso dire, mi hai smentito. Questa è una lezione della vita. La vita insegna, la vita insegna che non bisogna mai dar niente per scontato. Però con forza di volontà, con mentalità e con coraggio si possono superare tantissime sfide. Ed è per quello che ti rinvito al Pallone d'Oro ufficialmente nel prossimo anno, per prepararti, per giocarla e dimostrare che non sei più il più scarso. Quest'anno lavorerò duro, mi impegnerò, perché va bene scarso ma fino a un certo punto. L'anno prossimo, ragazzi, vengo qua e darò una lezione a tutti quanti. E quindi direi che il momento è arrivato. Facciamo ufficialmente entrare, rullo di tamburi, il premio ufficiale del Pallone d'Oro degli Scarsoni. Non potevano che non essere loro a consegnare il premio, i due eroi della giornata. Facciamoli entrare, gli Avengers, eccoli qua. Capitan America vuole dire qualcosa? Lui è Capitan America. Scusate signori. Capitan America, come avete visto questo torneo? È stato bellissimo, non avevo capito niente di come funzionasse. Infatti ho detto, ma com'è, quello ha vinto e poi va... Insomma, sono imbarazzato, però bellissimo. Guarda, ti dirò che pensava che lui fosse un fenomeno, perché era arrivato in finale. Quindi diceva, fortissimo, pur essendo questa... questa cosa... Non so cosa sia di preciso. E quindi vi lascio consegnare il premio all'eroe della giornata, il Bonnie nazionale, che vince ufficialmente ed alza il trofeo del Pallone d'Oro dei Scarsoni, la primissima edizione, signori. Finisce qua la primissima edizione del Pallone d'Oro dei Scarsoni. Io ci tengo veramente a ringraziare tutti quanti i presenti che hanno partecipato e che mi hanno dato una mano nonostante la mia invalidità momentanea. Ringrazio Robby Camposhow, ringrazio Capitan Blazer, supereroe, diventato lui supereroe. Capito? Dei bambini. Ringrazio Leo Bonnie che è venuto e si è reso disponibile. Ringrazio tutti quanti che sono andati via. Mi raccomando, ragazzi, seguite tutti i ragazzi sui loro social se non l'avete ancora fatto. Io vi ringrazio, lasciate un commento, fateci sapere come avete visto questo torneo e se vi è piaciuto questa primissima edizione del Pallone d'Oro di Scarsoni. Detto questo, ringrazio anche l'assistente Beatrice Bigoni, che è stata bravissima. Fatti dare un abbraccio, Bea, fatti dare un abbraccio. Iscrivetevi al canale di Isaac Show, che farà uscire presto dei grandissimi video. Detto questo, ringrazio anche Pirlas V qua dietro a me. Grazie anche a Yubi, ringrazio Drillioner. Ci vediamo in un altro contenuto da Off Samuel. È tutto. Let's go! Ciao! Ciao!